alla terza puntata di Aqual, programma dell'Associazione dei Circoli Nautici della Campania, dove tradizioni, cultura, storia, territorio, sport si fondono come onde nel mare. Oggi andiamo alla scoperta di donne coraggiose, circoli, leggende, santuari sottomarini e sfide tra club. Un circolo, una donna, un sogno. Alla scoperta del Club Nautico della Vela. Nel cuore del Borgo dei Marinari esiste una realtà che in più di 100 anni di attività ha portato alla costituzione di un fulcro unico di campo velico per competenza ed esperienza. L'obiettivo è mirato a far avvicinare i giovani adulti a tutte le attività marinare, al fine di creare momenti di aggregazione con finalità educative, culturali e formative. Sulla tolda di comando, Luisa De Gregorio. Il Club Nautico della Vela si trova ai piedi del Castel dell'Ovo ed è un gioiello nel gioiello, un gioiello che vive da 121 anni, che porta avanti in maniera ferma e decisa la volontà di diffondere lo sport e la pratica della vela nel Golfo di Napoli. Per noi il borgo è casa, è una location bella e anche invidiata, insomma, naturalmente. Noi siamo impegnati non soltanto nella diffusione dello sport della vela per le persone normodotate, ma ci siamo fatti promotore con il Centro Clinico Nemo di un progetto che ha portato sulle barche a vela, quindi a vivere le emozioni della vela, persone che sono affette da malattie neuromotorie. È stato un progetto pilota perché che la vela faccia bene all'animo, alle persone, è un fatto notorio, ma si è voluto sperimentare gli effetti della vela e della vita di mare anche su persone che hanno questo tipo di problematiche. La mia nomina a presidente ha avuto una eco che io in verità non immaginavo potesse avere, nel senso io mi sono candidata e i soci del Club Nautico mi hanno votato in maniera molto spontanea, in maniera molto naturale. Però, ripeto, ho avuto una grossa eco di cui io sono rimasta abbastanza stupita. Oggi un po' tutto si è acquietato, abbiamo anche una Presidente del Consiglio dei Ministri che è donna, quindi ormai la mia è una storia, ormai non è più un presente. Le donne non hanno nulla di più rispetto agli uomini, né gli uomini rispetto alle donne, in verità. Io credo che il mondo vada diviso fra persone che vogliono fare e persone invece che magari non sono interessate a fare delle cose. Gli obiettivi sono tanti. Io personalmente, il mio consiglio direttivo, ma tutti i soci, abbiamo come obiettivo di portare avanti la tradizione del Club Nautico della Vela. I corsi di vela portano tante persone, perché anche la partecipazione dei soci non è tanto finalizzata alla frequentazione di un club, di un circolo, ma è finalizzata allo svolgimento dell'attività istituzionale. Quindi i soci intanto intervengono, intanto partecipano perché collaborano ai corsi di vela. Non godono della propria imbarcazione con le famiglie, ma la vivono con gli allievi. I corsi di vela invernale organizzati dalla Lega Navale Italiana di Torre del Greco. 8 lezioni, 4 uscite in barca e 4 lezioni teoriche. Contestualmente al corso saranno a disposizione barche armatoriali per permettere ai soci che lo vorranno di veleggiare e di mantenersi in allenamento. Storie e leggende sullo scoglio del Vervece, santuario per i subacquei, luogo di devozione per i marinai di Marina della Lovra. Di fronte alla Marina della Lovra sorge dalle acque o revece, ovvero il Vervece, dal latino vervex, caprone, caratteristico scoglio di massa lubrense. La storia recente del Vervece inizia nel 1974, l'anno in cui Enzo Maiorca ottenne il record del mondo di profondità in apnea, scendendo a 87 metri al largo dello scoglio del Vervece. L'anno successivo Enzo Maiorca e i soci del Circolo Nautico Marina della Lovra posero una statua della Madonna su uno sperone dello scoglio a 12 metri di profondità. Da quell'anno sulla parete emersa dello scoglio, che è molto piccola,
sono state poste tante di quelle pietre che ricordano un po' la gente di mare che ha perso la vita in mare, i giovani subi, pionieri della subacquea e Neofalco, eroi dell'ultimo conflitto mondiale. La manifestazione consiste soprattutto in la celebrazione di una messa e la deposizione di una corona d'alloro ai piedi della Madonna da parte dei sub. Quest'anno è stato un anno particolare perché siamo riusciti a ottenere la presenza della nave scuola della Marina Militare Vespucci e per l'occasione abbiamo portato la statua dalle profondità, che erano 12 metri, l'abbiamo ripulita, l'abbiamo messa nella ex cattedrale Santa Maria delle Grazie di Massa Lubrense, diciamo alla venerazione di quanti poi non possono partecipare a questa manifestazione. Devo dire che c'era una processione di fedeli. Il sogno del cassetto è quello di vedere le varie rappresentanze, associazioni, gente di mare uniti e avere come simbolo questa Madonna che poi è un simbolo religioso ma tiene uniti anche subacquei appassionati del mare. Di presentazione del progetto Sport Salute Integrata al Circolo Ilva di Bagnoli, in collaborazione con Federsanità, con il contributo Sport e Salute e della Federazione Italiana Canottaggio. Il progetto Sport Terapia Integrata promuove una nuova visione del canottaggio, inteso non solo come attività sportiva, ma come una disciplina volta alla promozione del benessere e alla prevenzione delle malattie e come volano per favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, non solo quindi con finalità agonistiche. A Meta di Sorrento si festeggiano i 40 anni di attività con il Circolo Nautico Marina di Alimuri. Si chiama Casina dei Capitani e da 40 anni è la sede del Circolo Nautico Marina di Alimuri, a Meta di Sorrento, porta della penisola sorrentina. E il Marina di Alimuri si erge a guardia, forte dei suoi 40 anni di attività. Il Circolo Nautico Marina di Alimuri è un'associazione sportiva che ha 40 anni di attività. Nel settore della vela in maniera particolare, oggi siamo impegnati anche nell'attività con le canoe e con i kayak. Siamo affiliati alla Federazione Vela, alla Federazione Canoa Kayak, a alcuni enti di promozione sportiva. E siamo punto di riferimento in penisola sorrentina per le scuole primarie e secondarie della zona. In 40 anni abbiamo partecipato a numerose manifestazioni e numerose gare. Abbiamo in questi anni rivalutato la Vela Latina, abbiamo aiutato il recupero e il restauro di numerose imbarcazioni a vela. Abbiamo circa 200 metri quadrati di superficie di tavolato su cui svolgiamo la nostra attività. Ci sono tutto quello che serve per poter svolgere l'attività in maniera sicura. E abbiamo in programma di realizzare ulteriori 200 metri quadrati per consentire un più agevole rimessaggio delle attrezzature, perché con il tempo e con l'attività che si svolge chiaramente c'è un maggiore interesse da parte di tutti quanti, da parte del territorio, e quindi una necessità maggiore di avere gli spazi per poter svolgere questo tipo di attività. Il sogno è quello di vedere i ragazzi frequentare questo angolo che ci siamo ritagliati negli anni e dove è possibile svolgere l'attività nautica. Quindi il sogno è quello di vedere tanti ragazzi che frequentano le nostre strutture, tanti ragazzi che vengono, che si divertono e che continuano, e soprattutto, visto che ormai sono tanti anni che facciamo questa attività, ci sostituiscano un domani nell'attività che noi svolgiamo oggi. Futuri capitani cercasi in una terra dalle mille suggestioni, che si inseguono in un tempo che non conosce limiti. Al Club Nautico Salernitano, acquerelli in versi. Letture con l'autrice Clotilde Baccari Cioffi in collaborazione con le associazioni Hortus Magnus e Parco Storico Sichel Gaeta. Passi sulle suggestioni botaniche e letterarie della tradizione terapeutica salernitana. Un equipaggio tutto al femminile per fare la storia del canottaggio rosa. Scopriamo la storia del lotto del Circolo Savoia.
Coppa Svezia. La gara al femminile che il Circolo Savoia vuole conquistare con le sue ragazze nell'ambito della Coppa Lisistrata, la sfida di canottaggio dei circoli napoletani. Un settore, quello del remo in rosa, sul quale il Circolo Biancazzurro punta tantissimo. Napoli sullo sfondo. Il loro impegno non poteva cadere nel vuoto. Il canottaggio femminile per noi ha ormai acquisito un'importanza determinante, lo vediamo anche dai numeri che praticamente in pochi anni ci hanno portato da praticamente zero presenze a un numero oggi di 12 ragazze, che è un numero molto importante. In Italia sono pochissime le società che possono contare su questi numeri così importanti, e in Campania siamo sicuramente un polo che catalizza, diciamo, l'attenzione su questo tipo di attività che facciamo. Ottimo è ovviamente l'impegno che le ragazze profondono per questo tipo di attività, anche grazie all'inserimento della Coppa Svezia, che è una coppa speciale dedicata alle donne, in una gara come la Lisistrata, che tutti ben conosciamo, una gara molto importante. Grazie molto alla sensibilità del nostro presidente Fabrizio Cattaneo, che ha voluto fortemente inserire questa coppa, ma soprattutto oltre all'impegno, diciamo, profuso per far crescere il movimento, la grande accoglienza che il nostro circolo dedica a queste ragazze, che le supporta, diciamo, sotto tutti i punti di vista per far praticare, diciamo, questo tipo di attività che nelle donne in Campania non è, diciamo, un'attività culturalmente e storicamente praticata. La Coppa Svezia è andata al Circolo Savoia, un altro tassello verso la costruzione di quella leadership regionale e chissà, un giorno, anche di quella nazionale. Il nostro primo obiettivo, la nostra prima finalità è proprio questa, è l'integrazione, far stare bene le ragazze, l'accoglienza, come dicevo poc'anzi. Non è un caso che abbiamo una ragazza russa molto forte, Alesia Murcic, che è già pluricampionessa italiana con il nostro circolo. Proprio dietro il suo carrello abbiamo una ragazza ucraina, che è una rifugiata di guerra. Quindi questo proprio per non lasciare sottointeso il fatto che noi siamo molto attenti anche all'attività sociale e la bellezza del canottaggio femminile, che in una barca riesce addirittura a mettere ad abbandonare, diciamo, il pensiero politico e mettere in barca una ragazza russa e una ucraina, una cosa fantastica. Ma cos'è la Coppa Lisistrata? Andiamo a pochi metri da via Caracciolo a Napoli per scoprire la più antica regata di canottaggio. Sfida tra i circoli napoletani. La Coppa Lisistrata è la più antica competizione remiera italiana. Secondo in Europa solamente alla Coppa del Re d'Inghilterra. Fu il magnate della carta stampata e proprietario del New York Herald, Sir James Gordon, a donare la Coppa al Circolo Italia, in segno di riconoscenza, e le dette il nome di Lisi Strait, come il suo piroscafo a largo del Golfo di Napoli. La Coppa Lisistrata è per tradizione una delle manifestazioni più sentite del canottaggio campano. Sono anni che la Coppa va avanti e sempre costante mantiene il suo interesse. Interesse che molte volte ha travalicato anche il confine campano, perché ci sono state diverse edizioni in cui la partecipazione è stata un po' di tutta Italia. Per antonomasia, la gara che maggiormente i circoli napoletani sentono, ed è giusto che sia così, ed è giusto che continui questa tradizione. Anche per questo la dobbiamo rendere sempre più partecipata e sempre più valorizzata. Nel 2003 cominciai a fare canottaggio in questo circolo da ragazzi e fu lì che conobbi per la prima volta quella che è oggi la Lisistrata, una delle regate storiche più antiche d'Italia. Oggi, come 20 anni fa, c'è sempre quell'emozione data da questa regata, poiché ci appartiene ed è proprio lo spirito che unisce tutto il circolo, con la speranza di tramandare questa passione che ci resta
dentro a tutti i ragazzi che verranno anche nel futuro, poiché appunto ci dà quell'unione che è proprio lo spirito del circolo. Oggi averla vinta dopo 20 anni anche dalla prima fatta è stata un'emozione fantastica, quindi auguro a tutti di partecipare a una Lisistrata nella propria vita. Non era mai accaduto che comunque in una Lisistrata si ripetesse una gara, infatti eravamo abbastanza arrabbiati poiché siamo stati, diciamo, bloccati, poiché due barche sono scontrate. Siamo partiti un po' indietro rispetto alle altre barche, e infatti siamo partiti più o meno una barca indietro, penso. Però l'abbiamo recuperato subito ai 400 metri più o meno, fino agli ultimi 250, che lì abbiamo stretto i denti e abbiamo iniziato a tirare, e fino ai zero abbiamo vinto. Dal 1909 il Circolo Rosso-Blu la mette in palio in una sfida di canottaggio con le imbarcazioni da mare, le Iole. Iniziai a sentire parlare della Lisistrata più o meno quando ero piccolo, poiché io ho altri due fratelli maggiori che hanno partecipato a questa gara. Si crea proprio un'emozione, una gioia, un'unione tra il circolo, poiché categorie diverse si riuniscono per, diciamo, battersi. E quello che voglio dire è, ai bambini del mio circolo, è quello di allenarsi il più possibile per fare questa Lisistrata, perché è una grande esperienza e ti aiuta a crescere anche, diciamo, tecnicamente, perché appunto tu gareggi con persone di una categoria superiore alla tua. La mia partecipazione, oltre che naturalmente rappresentare la federazione nel suo insieme, vuole essere anche testimonianza. Sono un campano, sono un napoletano e non potevo mancare praticamente a questo evento. Poche volte sono riuscito a mancare, naturalmente non per cause dipendenti da me, ma è chiaro, è sempre un evento ed è sempre giusto che ovviamente anche in questo caso il primo cittadino remiero italiano faccia la sua comparsa e dia la dimostrazione della sua presenza. Anche Oxford e Cambridge si sono affrontati all'ombra del Vesuvio. Quest'anno il trofeo è stato vinto dal Circolo Italia in un testa a testa con il Posillipo, che ha ceduto soltanto nel finale. L'appuntamento ora è per il 2024 nel mare del Golfo di Napoli, quando il trofeo sarà nuovamente messo in palio e i sodalizi partenopei cercheranno di comporre i migliori 8 per portare a casa il trofeo che più di tutti racconta storie, personaggi, amicizia, rivalità nel segno del tempo. Con questo numero di acqua è tutto, appuntamento alla prossima settimana, sempre sulla cresta dell'onda.